Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per mostrarvi come fare il jailbreak della versione 5.0, ovvero del nuovo sistema operativo iOS 5 sul vostro Apple Touch, iPhone o iPad. Allora, inizialmente vi dico che questo è un jailbreak tethered, quindi se ogni volta che per esempio voi spegnete il vostro dispositivo o si scarica la batteria e si spegne, per riaccenderlo dovrete sempre ricollegare il dispositivo al computer e rifare sempre il jailbreak, altrimenti non lo potete fare. Quindi questo ve l'ho voluto dire prima e anche vi voglio dire che questo jailbreak funziona soltanto per l'iPod Touch di terza e quarta generazione, per l'iPhone 3GS, l'iPhone 4 e per il primo iPad, quindi per il secondo iPad questo non funziona. Allora, intanto vi serviranno due file per poterlo fare, che sono RedSnow, la versione 0.9.9 beta 4, e il vostro firmware del vostro iPod. Io per esempio ho l'iPod con il firmware 5.0. Io avrò dei link nella descrizione qua sotto per poterlo scaricare e ci sarà il link dove voi potrete decidere quale firmware scaricare, se per esempio è per l'iPod, l'iPhone o l'iPad. E quindi questo jailbreak funziona sia per Windows che per Mac e io adesso sto usando Windows. Allora, la prima cosa che voi dovete fare è collegare il dispositivo, con il cavo al computer. Ok, una volta fatto, e il computer avrà riconosciuto il vostro dispositivo, potete aprire RedSnow. Allora, se voi siete su Windows, dovrete fare questo passaggio. Se voi, per esempio, siete su Mac, allora non lo dovete fare. E qua ci sarà il file, di RedSnow, il programma. Quindi fate tasto destro, fate proprietà, andate su compatibilità e dovrete fare esegui il programma in modalità compatibilità per Windows XP Service Pack 2. Se voi non lo fate, vi darà degli errori. Quindi poi fate applica e fate ok. Adesso per aprirlo dovete fare tasto destro ed esegui come amministratore. Ok, una volta fatto vi comparirà questa finestra del programma e voi dovete andare prima in Extras e poi andate qui su Select IPSW, lo aprite e dovrete decidere, cioè dovrete selezionare il firmware che voi avrete scaricato. Quindi io ce l'ho qua, iPod 5.0, lo aprite e fate ok, poi fate back per tornare indietro. E fate jailbreak. Ok, qua ci saranno dei caricamenti. Quindi io però voglio dirvi che siccome io il jailbreak già l'ho fatto sul mio dispositivo, allora non lo farò, però vi spiegherò ugualmente tutti i passaggi, perché non lo rifaccio, perché ovviamente siccome già ce l'ho non vorrei creare dei danni al mio iPod. Però vi spiegherò ugualmente come fare. Allora, qua ci sarà questa finestra dove ci sarà Install Cydia e qua ci saranno per esempio delle cose aggiuntive, per esempio di abilitare la percentuale della batteria e di attivare i gesti multitasking. Se a voi interessano li attivate, altrimenti niente. Adesso fate Next e qua per esempio voi dovete mettere il vostro dispositivo in modalità DFU. Come si fa? In poche parole, tenere premuto, lo potete fare o dal dispositivo spento o anche direttamente mentre è acceso, è uguale. Voi dovete, in poche parole, tenere premuto contemporaneamente il tasto di accensione, il tasto home, per 10 secondi e dopo 10 secondi, rilasciate il tasto di accensione, ma continuate a tenere premuto il tasto home per altri 15 secondi. Quindi, ripeto. Tenere premuti entrambi i tasti per 10 secondi, dopo 10 secondi rilasciare il tasto di accensione, ma continuare a tenere premuto il tasto home per altri 15 secondi. Come ho detto prima, io già questo jailbreak l'ho fatto, però lo stesso vi spiego passo passo come voi dovete fare. Allora, voi lo potete fare direttamente da questa finestra, perché una volta che voi avrete messo il vostro dispositivo in modalità DFU, che sarebbe in modalità di ripristino, automaticamente passerà questa finestra. Una volta messo in modalità DFU, il vostro dispositivo si spegnerà e poi farà tutte cose sul vostro computer. E poi vedrete che, per esempio, diventerà lo schermo nero, poi diventerà lo schermo di nuovo bianco e ci saranno tutti dei processi che starà facendo il jailbreak. Mi raccomando, mentre che lo sta facendo, non scollegate mai il vostro dispositivo dal computer perché potrebbero succedere danni. Quindi, io adesso faccio finta come se lo stessi facendo per spiegarvelo meglio.
Quindi tenetevi pronti a tenere premuto entrambi i tasti. Quindi iniziamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilasciate il tasto di accensione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Qui vi consiglio di continuare a tenerlo premuto per un altro po' per aiutare il jailbreak, altrimenti lo potete anche rilasciare. E voi già a questo punto dovreste avere il vostro dispositivo spento e già dovrebbero accadere dei processi qua sul vostro computer. Qua lasciate fare tutto al vostro iPod, diciamo non toccate niente, anche se ci sarà tanto. Lasciatelo continuare, diciamo. Adesso, una volta che poi il programma del computer Red Snow avrà finito, voi lo potrete chiudere e il vostro iPod dovrebbe essersi riacceso. E se andate, diciamo, nel vostro menu, troverete Cydia. Però Cydia voi la troverete molto probabilmente, troverete soltanto un'icona bianca e se l'aprite chiuderà immediatamente, quindi crasherà. E quindi per poter sistemare questo problema, voi spegnete il vostro dispositivo. Io adesso vi faccio vedere automaticamente anche come, non solo come risolvere questo problema, ma anche come poter accendere il vostro dispositivo ad ogni accensione, ogni volta che voi ce l'avete spento. Quindi adesso spegniamolo. Ok, una volta spento, io per esempio a questo punto non posso più accendere l'iPod a meno che io uso Red Snow sul computer. Quindi andate di nuovo su Red Snow, fate di nuovo tasto destro e segui come amministratore, poi andate di nuovo su Extras, fate Select EPSW, poi selezionate il vostro firmware, fate ok e qua adesso invece di tornare indietro vedrete che qua ci sarà scritto Just Boot. E ci sarà scritto Just Boot Tethered Right Now. Voi premete su questo e qua dovrete rimettere il vostro dispositivo in modalità DFU. Quindi io adesso ve lo faccio vedere. Quindi facciamolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Rilasciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ok, io continuo a tenerlo premuto. Vedrete che sul computer ci sarà scritto rebooting, quindi lo starà accendendo e poi ci sarà scritto done. Quindi potete rilasciare, se ancora ce l'avete tenuto premuto, potete rilasciare il tasto home e poi qua possiamo chiudere Red Snow facendo cancel. Ok, vedrete che qua l'iPod si starà accendendo. Ok, quindi adesso facciamolo caricare, nel frattempo che si accende. E voi qua col computer, diciamo, avrete finito. Ok, come avete visto, il mio dispositivo si è acceso, senza alcun problema, facciamo sblocca e lo possiamo utilizzare normalmente. E voi dopo aver fatto questo, vedrete l'icona di Cydia normale e se l'aprite. Qua ci saranno ovviamente Cydia si aprirà e caricherà tutti i pacchetti e poi vi chiederà se voi siete per esempio un utente, un hacker o uno sviluppatore e potete mettere quello che volete. Comunque io vi consiglio però di mettere un utente se siete alle prime armi con Cydia. Va bene, niente ragazzi, questo è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto spero che vi sia servito. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per restare aggiornati su quando carico nuovi video. E poi, appena ci sarà il jailbreak Untethered di iOS 5, io ovviamente farò un video. Quindi, mi raccomando, iscrivetevi. Mi raccomando, iscrivetevi anche perché appena raggiungerò 3000 iscritti farò un nuovo giveaway. Già io questo ve l'avevo detto in un video precedente, però ve lo ridico. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, perché prima raggiungo 3000 iscritti, prima vedrete questo concorso. Mi raccomando, iscrivetevi anche al mio secondo canale, che è Simone Gaming TV,
Diventate fan della mia pagina di Facebook, seguitemi su Twitter, su entrambi mi chiamo Simone96TV e visitate anche il mio sito internet che è www.simone96tv.blogspot.com, dove lì metto tutte le nuovissime notizie sul mondo della tecnologia. Va bene ragazzi, grazie a tutti per aver visto questo video e alla prossima. Oggi sono qui con una recensione del nuovo sistema operativo iOS 5, dove vi farò vedere alcune delle nuove funzioni che ci sono, in questa versione.